Ciao ragazze e ciao ragazzi, nuova video ricettina, una ricettina semplice, semplice ma tanto tanto carina che vi avevo promesso da un po' di tempo, ovvero l'olio illuminante sbrilluccicoso, quello che ravviva tanto l'abbronzatura e che avevo utilizzato nel mio video, quello per le gambe, no? Quello della cura delle gambe, avevo dato tanti tanti segretucci, casomai se non l'avete visto ve lo lascio in sovraimpressione, video molto molto carino. Tante chicchette per le gambe, insomma per la cura del corpo in estate, e avevo utilizzato proprio quest'olio. Vi avevo detto che la mia figata dell'estate piace tantissimo questo prodotto che illumina la pelle la sera sull'abbronzatura, fa questo effetto brillante, insomma che fa sembrare le gambe più luminose, ma le gambe poi si può utilizzare sulle braccia, sul corpo, dove volete, e anche più snelle, proprio belle scolpite, quindi a me piace veramente tantissimo. Con la gonna, con gli shorts, quindi lo adoro tanto, mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Quante volte ho detto tanto? Avete vinto. Prima di iniziare, ragazzi, vi volevo ringraziare tantissimo. Piccola parentesi per tutti voi che avete comprato il mio nuovo libro, mi avete lasciato tanti commenti, tante belle recensioni, avete messo tante tante foto su Instagram, su Facebook. Veramente vi volevo ringraziare con tutto il cuore, perché poi dopo tanto lavoro, veramente leggere i vostri apprezzamenti non c'è una cosa più bella, veramente. Quindi vi ringrazio perché avete speso due parole per dirmi cosa ne pensate, se vi piace, insomma, veramente vi ringrazio tantissimo. E niente, volevo dire solo questo. Ancora non si sa il numero di copie preciso che è stato venduto, vi ricordate anche con l'altro libro ve lo dissi, abbiamo superato 8.000 copie, quindi adesso insomma abbiamo stampato più copie, perché l'anno scorso tipo ne stampammo 5.000, dopo 2 giorni era già esaurito e quindi andammo in ristampa, adesso ne sono state stampate già oltre 10.000 copie proprio come prima uscita, quindi durerà ancora un po' di più, vi farò sapere insomma appena saprò i dati, però insomma già sono felicissima perché leggere i vostri apprezzamenti mi riempie veramente il cuore di gioia. Quindi per tutte le altre che non lo sapessero, ho scritto anche un altro libro che si chiama appunto Bella in forma con carità dolce, dove dentro ci sono tante ricettine cosmetiche e non solo, anche tanti proprio rimedi naturali, consigli sui prodotti in commercio, sull'INCI eccetera, insomma poi vi ho spiegato tutto nel video appunto che ho fatto proprio sul mio libro, quindi guardate quel video là e saprete tutto. E adesso iniziamo con la nostra ricettina. Eccoci qua ragazze, questa è una ricetta veramente semplice, semplice che potete fare tutte. Comunque per le sostituzioni, qualche ingrediente che non avete, magari se lo volete mettere, leggete tutte le informazioni nel post correlato sul mio blog www.caritadolce.com. Non riesco mai a dire www.caritadolce.com, dove là vi scrivo sempre un post correlato, sapete, ad ogni video, soprattutto questi qua delle ricettine. Sono molto importanti che là vi scrivo tutte le sostituzioni, magari le foto, eccetera, vi do i consigli su come utilizzare il prodotto, no? Tante cose che ci tengo a dirvi che magari nel video, visto che non voglio che venga 20 minuti di video, non riesco mai a dire, quindi vi invito a guardare sul blog. E iniziamo subito. Allora, veramente occorrono pochissime pochissime cose. Questo è un olio secco, ragazze, quindi un olio che avete sentito spesso in commercio vendono questi oli secchi da mettere sul corpo, che cioè che praticamente non devono ungere la pelle, si devono lasciare la pelle asciutta, però appunto devono colorarla e darle questo effetto luminoso abbronzato, quindi che ravviva l'abbronzatura. Quindi come base io cerco di utilizzare un olio molto setoso, simil siliconico, molto molto leggero, ovviamente naturale e bio, che però simula insomma l'azione quella dei siliconi, ossia di essere molto volatile, molto leggero, quindi non unge la pelle e lascia la pelle molto molto setosa. Cetio Ultimate, questo qua è una novità insomma della farmacia Vernile. In alternativa a questo qua potete utilizzare ad esempio un altro leggero come il Cetio Sensoft. Comunque vi ripeto che tutte le sostituzioni ve le scrivo sul blog, quindi se non avete questo qua potreste anche utilizzare un altro tipo di olio. Prima però di versare l'olio nel mio contenitore di vetro, io faccio così, vado a utilizzare dei pigmenti brillanti. Allora utilizzo questo qua in gran parte, che sono i glitter, questi qua Gold Supreme. Voi in alternativa potreste anche utilizzare un ombretto in polvere, una qualsiasi cosa brillante, dei glitter brillanti. Io utilizzo questi qua dorati che sono bellissimi ragazze, fanno
fanno un effetto sulla pelle, vi faccio vedere. Questi qua li potete anche utilizzare per truccarvi, sono veramente veramente belli e vi lasciano tutti questi glitter che secondo me d'estate sono troppo troppo fighi. E quindi io qua dentro vado a mettere circa un mezzo cucchiaino. Poi ci vado a mettere, oltre a questi qua, anche dei brillantini sul marrone, perché ovviamente voglio qualcosa che mi illumina di dorato, però voglio anche qualcosa che mi può ravvivare l'abbronzatura, quindi di marroncino brillante. E questi qua sono ottimi, sono i brillantini, è l'Amica, questa qua abbronzatissima di Mineraliberi. C'è scritto qua, eccolo qua, e questo è il pigmento, cioè praticamente ve lo faccio vedere sulla pelle, è un marroncino molto molto bello che può essere utilizzato anche come ombretto, molto molto bello, che dà un effetto molto luminoso e abbronzato e può essere utilizzato anche come terra abbronzante, insomma come tutto. Ecco qua, è troppo troppo bello, un marroncino super abbronzante. Infatti non a caso si chiama abbronzatissima, appunto, quindi il nome gliel'hanno dato giusto. Quindi una sul dorato e una sul marroncino, anche di questo un mezzo cucchiaino. Infine ci metto anche un po' di questa qua, che è l'Amica Pennywise, anche questa mi piace molto, che questa qua è un po' più, sempre effetto abbronzante, però un po' sull'arancionino, ve la faccio vedere anche questa. Molto molto bella, questo effetto rame, insomma. In alternativa a tutte queste miche potreste anche utilizzare semplicemente un ombretto minerale, adesso non ce l'ho perché sennò ve lo farei vedere, un ombretto minerale in polvere, ma anche uno diciamo normale, non in polvere, e semplicemente lo grattate un pochino. Comunque vi scrivo tutto sul blog nel post correlato, scriverò una versione semplificata di modo che lo potete fare anche se non avete questi pigmenti, con un semplice ombretto insomma del colore giusto. Questo è il colore finale che più o meno deve venire su un marroncino effetto abbronzato, quindi brillante e dorato. A questo punto ci vado ad aggiungere l'olio, ragazze, molto molto semplicemente vado ad aggiungerne un po' alla volta però e a mescolare. Vedete che quando lo aggiungete da prima diventa prima una crema così, poi man mano diventerà un olio. Adesso ci metto un po' di dry flow. Il dry flow è questa polverina, ragazze, che lo sapete serve a dare un effetto asciutto, quindi l'olio sarà proprio asciutto, effetto secco, e è anche molto molto setoso. In alternativa anche l'amido di riso va bene. Ci aggiungo, ragazze, anche un po' di olio di argan, perché appunto voglio dare una cosa, un effetto anche nutriente, quindi in alternativa all'olio di argan, olio di jojoba, insomma un olio un po' più nutriente di quello che è super leggerissimo. Ci vado a mettere a questo punto soltanto due goccine di fragranza, io scelgo la fragranza cioccolato, guardate se questo colore non vi ricorda il cioccolato, quindi l'adoro. Cioè, quando apro sta boccetta già sento l'odore di cioccolato, è fantastico, è scura scura appunto perché è cioccolato. Ah, bellissimo. Lo mettiamo in un contenitore così, tipo col contagocce, e da qui quindi lo possiamo andare a prelevare un po' alla volta. Prima di utilizzarlo si agita bene bene il nostro olio sbilluccicoso al cioccolato, bellissimo. Adesso vi faccio vedere l'effetto sulla pelle. La pelle è bella asciutta e morbida e setosa, però ha questo effetto brillante. È un effetto abbronzato con un po' di brillantini. Quindi è pronto, ragazze, come avete visto è super super semplice, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale. Vi mando un bacio grandissimo, ciao!